Amici della Web TV Piero da Sarono, buongiorno a tutti. E con noi oggi Don Tino Rolfi, coadiutore da ormai qualche decennio presso la parrocchia Sacra Famiglia in Sarono. Come molti altri personaggi e cittadini saronesi che ci hanno preceduto, si è reso gentilmente disponibile, e di questo lo ringraziamo, a parlarci di un aspetto della sua esperienza personale nell'ambito del suo ministero sacerdotale. Esperienza a dir poco originale, ma io aggiungerei inquietante. Don Tino ha fatto l'esorcista. Prima di passare alle domande che abbiamo intenzione di fargli io e l'amico Giuliano, che è qui con noi, prendo pari pari dalla definizione del dizionario della lingua italiana chi è l'esorcista. È la persona preposta agli esorcismi, spesso un sacerdote, o persona investita di particolari poteri. Cos'è l'esorcismo? È un insieme di pratiche e riti volti a scacciare una presunta presenza demoniaca da una persona, da un luogo o anche da un animale. Don Tino, la prima domanda. Come è iniziata la storia? E se mi permette, in modo un po' provocatorio, le chiedo che cosa le ha fatto pensare di possedere quei requisiti, quei poteri di scacciare presenze demoniache? Allora, come già concordato prima, io vorrei dire una preghiera alla Madonna perché questo nostro incontro possa essere utile a noi, che diciamo siamo i produttori, e anche a quelli che ascolteranno, perché sia veramente qualcosa di costruttivo, ecco, come del resto tutti gli altri servizi che avete fatto per gli altri saronesi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, allora anzitutto presentiamo quello che c'è sul tavolo. Ecco, qui c'è la Bibbia, dove c'è la parola di Dio, il fondamento di tutto quello che dobbiamo dire, no? Qui c'è il rituale ambrosiano, che poi è molto simile al rituale romano, che è stato pubblicato da San Carlo nel 1500 e poi è stato ripubblicato dal cardinale Andrea Carlo Ferrari nel 1906. E lì ci sono tutti, è tutto in latino naturalmente, ci sono tutte le, tra gli altri riti, no? Perché è il rituale dei sacramenti e dei sacramentali di allora, no? Dopo il concilio ha rinnovato. Tra l'altro c'è anche tutto il rito dell'esorcismo, che poi magari vedremo le indicazioni per l'esorcista in latino. Io ho una traduzione qui. Ecco. E poi e soprattutto questa qua che a me interessa molto, che è l'immaginetta della Madonna dei Miracoli, con la preghiera sul retro del Cardinal Ferrari, sempre di allora. Ed è per me insomma, è la presenza più cara della mia vita, perché in effetti io sono quello che entra in da 25 anni, quindi un quarto di secolo, sono quello che entra in santuario per primo tutte le mattine, dal 1 gennaio al 31 dicembre. E se c'è qualcuno che in qualche modo cerca di Di batterlo, allora anticiparla. via, via, capito? Benissimo. Allora, come è iniziata questa esperienza? Anzitutto torniamo agli anni del seminario. Posso? Perché dobbiamo andare indietro, no? Dunque, io ho ricevuto nel seminario di Alba, che è il paese di mia madre, no? Il paese d'origine di mia madre, dove ho studiato la teologia in 5 anni di teologia e sono diventato sacerdote nel 69, nel 29 giugno 69. Ho ricevuto, diciamo, un'ottima formazione teologica e morale, tutto quello che volete. Però di questi argomenti abbiamo mai parlato, capito? Perché io sono uscito dal seminario, avevo 26 anni, senza assolutamente aver ricevuto un approfondimento su queste tematiche.
del diavolo, degli esorcismi, delle possessioni, di tutte quelle storie lì, no? Ecco, però, per una delle circostanze provvidenziali, dopo un anno o due al massimo, no? Perché la mia esperienza nasce nel 1971, quindi avevo 28 anni, ero un giovanotto. Per delle circostanze particolari, non so, non mi ricordo proprio bene, no? Mi è stata presentata una persona, una donna, che avete detto che la ferrovia è di Nino, che abita proprio al di là di questa ferrovia. Non vicino. Facciamo nulla. No, no, perché adesso questa donna c'ha più di 80 anni, eccetera, eccetera. Sa, allora c'era. E che aveva delle manifestazioni particolari, no? Un po', che tra l'altro questa donna aveva anche un fratello sacerdote, il quale diceva sono tutte storie, eccetera, eccetera. Attraverso questa donna, che aveva queste manifestazioni particolari, io ho conosciuto altre persone che mi hanno molto aiutato, no? Ad approfondire il fenomeno. E tra queste persone, soprattutto un'altra donna di Milano, notiamo che non ci sono i preti qui di mezzo, che mi hanno spiegato. C'è un'altra donna che io avevo 28 anni, quella là ne aveva 61, che era del 10, mamma Carmela, di Milano, adesso è morta dal 78, quindi è un buco di anni, è già 30 anni dalla morte, no? Alla quale mi sono presentato appunto nel mese di agosto del 71 per chiedere schiarimenti su queste cose qua, no? Non so se devo andare avanti. Prego. Posso andare avanti? Certo. È una cosa questa qui. Per dire, adesso anche per dire che c'è stato un periodo lunghissimo in cui la Chiesa si è molto disinteressata di questi fenomeni, capito? Cioè sembrava che la Chiesa credesse solo a quello che si vede e si tocca, anche sulle apparizioni della Madonna, così la Chiesa giustamente è molto cauta, no? Però in questo caso mi sembrava anche troppo cauta, perché tutte queste persone avevano bisogno di aiuto, venivano dal prete a chiedere aiuto e la Chiesa li respingeva. Per cui io ho incontrato questa mamma Carmela e attraverso di lei ho incontrato un sacerdote che regolarmente esorcizzava tutti i lunedì pomeriggio nella chiesa, qui si può dire benissimo, nella chiesa che è una chiesa semipubblica, delle suore di clausura della Visitazione in via Santa Sofia a Milano, angolo Corso Magenta. E tutto il pomeriggio esorcizzava queste povere persone, insomma, possedute o comunque disturbate, eccetera, eccetera. Allora io ho chiesto se potevo fare l'aiutante, perché ecco qui la domanda, no? Perché sentivo proprio qualcosa dentro che mi diceva tu questa cosa la devi fare, perché è una cosa che non è tua, insomma, ecco, che è una cosa che viene dall'alto. Una missione che ti era stata. Oh, benissimo, una missione che però, insomma, nessuno mi aveva incaricato per il momento, no? Dopo io mi sono, insomma, ho chiesto delle facoltà particolari al vescovo, però per il momento è una cosa che sentivo io. Perché io dico, questa cosa qua, io sono digiuno, per cui mi metto alla scuola di un altro esorcista, capito? E ho passato un anno intero, tutti i lunedì pomeriggio, andavo ad aiutare questo esorcista che è a Milano, no? E ne ho viste di cotte e di crude. Posso subito dire, perché questa è una cosa che la posso dire subito, no? Era talmente un'esperienza drammatica per un giovane prete come me, diciamo sprovveduto, non è che adesso sia provveduto, però adesso c'ho molto più esperienza, no? Che dopo aver passato un pomeriggio ad aiutare quest'altro sacerdote, che poi io avevo l'incarico di tenere ferme queste persone, no? Siccome arriviamo dopo alle manifestazioni. Ah, va bene, no. Il tutto quindi è nato come un desiderio di approfondire un argomento. Certo, però voglio finire questa cosa qua, che alla fine della giornata, no, quando io tornavo a casa col treno, no, questo è importante, per scaricare la tensione che mi si era creata dentro, no, allora cosa dovevo fare? Praticamente ho imparato a drogarmi, ma nel senso buono, intendiamoci. Ho imparato a prendere il Valium, 30 gocce di Valium, diciamo a digiuno dell'acqua, e quello distendeva già molto. Alle 30 gocce di Valium potevamo aggiungere il vino, insomma, che si beveva a tavola e aggiungere. Poi se prendi l'aspirina è affetto bomba, no? Però non basta,
non basta tutto questo. Dovevo raccontare tutto il pomeriggio ai miei genitori, che dovevano essere a mia completa disposizione, mentre io mangiavo il prosciutto, così, no? Loro erano lì vicine e dovevo raccontare tutto quello che era stato il pomeriggio. Era talmente la tensione, incredibile, una cosa che no. Poi se tu esorcizzi una persona, ma se ne esorcizzi 6, 7, 8, allora, capito? Cioè, nonostante questa conseguenza, lei ha deciso di proseguire nella conoscenza di questi fenomeni. Era una cosa che sentivo dentro. Ok. Va bene. Quindi, non so se ho risposto. Dopo veniamo ancora a Mamma Carmela, però. Dobbiamo venire ancora. Ma è una cosa un po' lunghetta. La posso andare? No, chiederei se lei ha ricevuto, naturalmente, dalle gerarchie ecclesiastiche, poi le autorizzazioni per esercitare. Ecco, allora io sono andato ad Alba, dove ho studiato, dal vescovo che mi ha ordinato sacerdote, no? Questo che adesso è morto, il Monsignor Luigi Bongianino, che poi è diventato vescovo di Tortona in seguito, no? Per parlare con lui di questi fenomeni, eccetera, eccetera, e per eventualmente ricevere un'autorizzazione, anche per farli io da solo. Allora, siccome ero un giovanotto, non ero uno certo navigato in queste cose, lui mi ha detto: guarda, ci penso sopra. Poi infatti dice qua, non so se posso farlo vedere, è un ingrandimento della facoltà che mi aveva dato lui nel 71. Da qua li vediamo un po'. Allora, lo posso leggere in latino? Come no? Omnibus mature perpensis, cioè dopo aver ripensato con coscienza tutte queste cose che mai detto, ad normam canone 1151 concedimus ad annum, dice, adesso te lo do per un anno, presbitero Rolfi Martino, al presbitero, al prete, no? Rolfi Martino, licentiam esorcizzandi ossessos servatis de iure servandi, cioè la licenza di esorcizzare gli ossessi, naturalmente seguendo tutte le indicazioni che poi leggeremo su qui, se va bene. Questa facoltà lui me l'ha rinnovata a voce per 4 anni, poi nel 75 me l'ha di nuovo rinnovata per scritto, poi quando lui ha lasciato la diocesi di Alba è andato a Tortona, è subentrato questo vescovo Fausto Vallin, che è un valdostano, che me l'ha rinnovata, diciamo, perpetua, dice, fino a quando non vita c'è qualcuno, finacciando c'è qualcuno che non te la toglie, ecco. Quindi io avevo in mano questa facoltà, però praticamente non l'ho mai usata proprio, perché questi esorcismi che avvenivano a Milano erano autorizzati dal Cardinal Colombo, allora c'era il Cardinal Colombo, no? Però alla fine del 71 il Cardinal Colombo ha detto no, adesso basta questa cosa. Per cui queste povere persone che avevano bisogno di aiuto non sapevano dove andare a sbattere e allora cercavano dei preti che in qualche modo potevano aiutarli, tra cui hanno anche scelto me qualcuno, no? E andavamo, Don Alfredo sapeva tutto, però non diceva niente, allora andavamo nella chiesa di Sant'Antonio, non mi ricordo il giorno della settimana, un pomeriggio alla settimana, dove venivano lì quelli lì che le erano stati lasciati indietro, capito? Dall'altro esorcista, che era un esperto. Però io da questo esorcista ho imparato moltissimo, perché lui era veramente un esperto, no? E poi ho imparato tante cose che verranno fuori, se no, che verranno fuori. Giuliano? No, penso che è già stato fatto un giusto preambolo. Innanzitutto io mi scuso se al Don Tino gli do del tu, ma io Don Tino lo conosco già da ragazzo e quindi c'è un grande affetto. Allora, direi che non ha bisogno tanto di fare domande, di essere incoraggiato nelle domande. Vediamo un po' piuttosto qualche cosa che tu avevi già... Ma diciamo che a una domanda già risposto, lui quando ha iniziato per conto proprio proseguire in questa attività, lei ha già detto che la esercitava nella nostra chiesa qui di Sant'Antonio. Ecco, quello che mi sorprende è il fatto che effettivamente la chiesa l'abbia un po' sottovalutato il fenomeno, perché mi sono documentato evidentemente che il Concilio Vaticano II con Giovanni XXIII, poi Paolo VI, e hanno abolito l'ordine degli esorcisti, era un ordine di sacerdoti preposti a queste... Questo è importantissimo da dire.
Ciò nonostante sia Paolo VI che è venuto dopo Giovanni XXIII e lo stesso Benedetto XVI continuano a... Giovanni Paolo II, esatto, chiedo scusa, hanno continuato a incoraggiare gli esorcisti a proseguire in questo, certo, chiamiamolo ministero, dico bravo, bene. Bravo, certamente. Quindi mi ha sorpreso un po' questo. Sì, dunque allora possiamo fare delle spiegazioni? Prego. Allora, io sono stato uno forse degli ultimi, fortunatamente, che ho ricevuto l'esorcistato, no? Perché c'erano, sono sempre secoli e secoli, c'erano i quattro ordini minori e i tre ordini maggiori, o quattro. Allora, i quattro ordini minori, che non sono veri sacramenti, sono i gradini per poi salire al sacerdozio, no? C'era, dunque, ostiariato, che sarebbe aprire e chiudere la chiesa, praticamente fa il sacrista, insomma. E questo lo esercito in pieno, perché apro e chiudo la chiesa tutti i giorni. Poi il lettorato, lettore, quindi il ministero del lettore, no? Il ministero dell'esorcistato, appunto l'esorcista, e il ministero dell'accolitato, che sarebbe servire la messa, praticamente, far cereghette. Sì. Però erano ordini, diciamo, che ti davano appunto per piano piano avvicinarti al sacro. Poi c'erano i tre o quattro ordini maggiori, c'era il suddiaconato, che ti facevano fare il passo, no? Come dire, adesso tu ormai sei consacrato a Dio, basta. Non devi più pensare, non so, a sposarti, un'altra cosa, una famiglia, ma questa è la tua missione. Il diaconato, che è il passo più avanti, che è già un sacramento, che lo danno ancora oggi. Poi il presbiterato, che sarebbe diventare prete, e poi l'episcopato, perché hai capito? Però, posso farti una domanda? Tu in questa sequenza, sì, l'esorcistato, no, è uno dei primi gradini, sì, però adesso da profano mi sembra che l'esorcistato richieda, bravo, di avere delle doti particolari. Delle doti particolari. Ecco, però probabilmente questo era dato come ordine a parte, no? Perché appunto era una missione così importante che, capito, te lo davano a parte. Dopo li hanno messi tutti insieme e diventano solo dei gradini per salire al sacerdozio. Comunque, volevo completare che nella riforma di Paolo VI, di questi ordini ne sono stati tolti tre. Cioè è stato tolto l'ostiariato, no? Che sarebbe appunto aprire e chiudere la chiesa, vabbè. E l'esorcistato, negli ordini minori, è stato tolto. Dice, io lo do a parte per quelli che ritengo io adatti, ecco. E poi è stato tolto anche il suddiaconato, che si riteneva una cosa inutile, invece era proprio il passo verso. Adesso il passo lo si fa col diaconato, però come sapete il diaconato lo si dà anche a uomini sposati. Quindi insomma è un po' una cosa che secondo me prima era molto più chiaro, no? Ecco. Per cui io sono uno degli ultimi fortunati che ho ricevuto anche l'esorcistato, perché era già una prassi, no? Invece adesso quelli che diventano preti non lo ricevono, e questo non mi sembra tanto bello. E non mi risulta che nei seminari si parli di queste cose più di quanto si parlava allora, forse se ne parla anche meno, capito? Ecco, non so se ho risposto. Beh, ha risposto benissimo. Io adesso però vorrei arrivare ai punti salienti di questo ministero, come lo esercitava, come si manifestavano questi fenomeni, sì, sì, che cosa faceva lei, quali erano le formule che adottava. Mi risulta anche che la Chiesa appunto, no, va coi piedi di piombo nella valutazione di questi fenomeni, che molto spesso e troppo spesso si sono poi manifestati come fenomeni di malattie sì, sì, psichiche. Allora, dicevamo a Sant'Antonio. Sì, no, ma anzitutto io ritorno all'esperienza di Milano, perché quella per me è fondamentale, fondamentale. Come assistente. Perché io quando poi l'ho fatto da solo, insomma, ero solo così, era un prolungamento di quello che ho capito. Allora, anzitutto una cosa importante che devo dire, importantissima, che questa esperienza sicuramente non l'ho voluta io, l'ha voluto qualcun altro, perché sicuramente è stato il Padre Eterno che ha voluto che facessi questa esperienza, che mi ha portato molto del bene, nel senso che
insomma, mi sono convertito in certo senso, perché attraverso queste esperienze ho scoperto tante altre, soprattutto ho scoperto la Madonna, no? Perché nella Genesi si dice che si parla della donna che schiaccia la testa del serpente, no? E quindi i due, e poi dalla Genesi, che è il primo libro della Bibbia, all'Apocalisse, che è l'ultimo, si parla della battaglia fra la donna e il drago, no? E il drago che, eccetera, che viene precipitato, questa cosa. Quindi io ho scoperto la Madonna, ho scoperto tante cose, e vi dirò subito una cosa importante, che alla fine di questa esperienza nella chiesa della visitazione a Milano, via Santa Sofia, dunque noi quando facevamo gli esorcismi c'era un piccolo pubblico, piccolissimo, no? C'erano i parenti degli ossessi, e poi c'erano delle persone qualificate come sacerdoti che però stavano a debita distanza, che avevano una paura tremenda, e poi c'erano invitati a volte anche degli esperti, diciamo degli psichiatri, di quella gente lì, psicologi, tutta quella gente lì, che però stavano tutti a debita distanza. Però attenzione, questo è un piccolo pubblico visibile, però c'era un grande pubblico al di là della grata. Al di là della grata c'erano tutte le suore di clausura, che non so, mi pare che fossero 20 o 30, non so, che non vedevano niente ma assistevano solo ascoltando questo, perché è una cosa molto drammatica, no? Basta che ascolti che... E la badessa, cioè la superiora del monastero, alla fine di questa esperienza, no? Quando noi abbiamo dovuto chiudere, perché purtroppo il Cardinale Colombo ha fatto chiudere, ha detto: guardate, io vi ringrazio perché un anno di esorcismi alle mie suore hanno fatto più bene che un anno di esercizi spirituali. Cioè questa esperienza drammatica è servita a portare molto bene in noi che assistevamo, perché era come un vedere il male, e quindi tu e io scappiamo dal male e rifugiamoci dove c'è il bene, capito? Non so se mi spiego. Sì, sì, certo. Le ho chiesto, siccome poi lei ha proseguito a esercitare presso la chiesa di Sant'Antonio, sì, sì. Lei ha detto, vorrei parlarvi prima, sì, dell'esperienza fatta a Milano come assistente. Certo, quella è fondamentale. Quindi come si manifesta? Le manifestazioni, attenzione, allora... qui è importantissimo, perché adesso poi vi leggo, no, il testo delle istruzioni per l'esorcista di San Carlo e del Cardinal Ferrari, che sono due grossi calibri nella storia della Chiesa ambrosiana, più di così. Allora, posso leggere, perché è talmente... Non in latino, eh? No, in italiano, che questo l'ho fatto tradurre da una ragazza, una studentessa, non è che sia una... però... Dice che l'esorcista soprattutto, prima dice che bisogna essere autorizzati, e nessuno, neanche se è un parroco, nessuno, diciamo, osi assumere questo ministero se non è autorizzato dall'arcivescovo. Poi dice che bisogna avere delle doti di pietà, di prudenza, integrità di vita, tutte queste cose qui, che non lo si deve fare per guadagno, no, per prendere i soldi. Poi bisogna essere di età matura, io non ero di età matura, avevo 28 anni, vabbè, comunque presbitero vuol dire anziano, no? Allora io ero un presbitero, anziano nel senso morale, lo so. Comunque se ero stato giudicato idoneo dal vescovo vuol dire che potevo farlo. Ecco, poi dice che bisogna documentarsi, bisogna avere anche una istruzione sui libri, su queste cose, capito? Ecco, che poi non era neanche facile, perché i libri dove li trovavo? Adesso magari se ne trova qualcuno di più. E poi attenzione cosa dice, questo è troppo importante. Allora dice che osserverà diligentemente quelle poche cose più necessarie, che soprattutto non creda facilmente che uno sia ossesso dal demone. Calma. Ma indaghi nella vita e nei costumi dell'energumeno, lo chiamo energumeno o energumeno, perché in quel, si manifestava una cosa incredibile. Indaghi nella vita e nei costumi, poi osservi le azioni e i movimenti del corpo e si serva di un medico, se avrà stabilito che è necessario, affinché possa capire più chiaramente se ciò che è fatto da quegli energumeni accada per forza del morbo, di una malattia o della pazzia, o in vero con dissimulazione,
perché può esserci anche un isterico che sa fingere, che sa imitare, o infine, guardate che la Chiesa è prudentissima, lo dice, sta attento, magari è un matto, magari è quella malattia che... Magari dissimula, cioè fa finta lui perché vuole attirare l'attenzione, e infine per la persecuzione degli spiriti maligni che lo assediano. È l'ultimo caso, come dire, ti sta ten che può darsi che molto facilmente le duman mat, o le vim che il vermette si mostra. Ah, posso parlare anche in dialetto, perché insomma, dato che siamo... È internazionale la nostra web TV, quindi... Salornesi. Adesso qui inizia una bomba, no? Dice, e queste qui l'abbiamo visti tutti. D'altra parte i segni del demone che assedia sono chiarissimi, ne mette 5. Allora, primo, parlare in lingua ignota o capire che ignota la persona che magari nell'ignorante, no? Parla, non so, in russo, parla in cinese, capito? O capire chi parla. Questo è il primo. Per esempio, noi lo sperimentavamo spessissimo sul latino, questo. Lo posso spiegare? Certo. Allora, queste persone, io ho fatto anche delle prove, no? Perché io c'era lì tutte queste povere persone che aspettavano in sacrestia di essere esorcizzate. E andavano dentro uno alla volta, ma in un modo che poi vi racconterò. Allora io una volta ho voluto provare, mentre l'esorcista stava riposando, non so cosa stava facendo, a leggere questo esorcismo proprio solenne in latino, tanto per fare una prova, no? E capivo sì e no quel che leggevo, perché sa... Va bene il latino, però in quel momento sei così emozionato che quella era la prima volta che il vedevi. Me lo sono fatto dare lì. E a un certo punto si chiede al demonio, dimmi il tuo nome. Io però neppure avevo capito cosa stavo leggendo. No. Allora una di queste persone, una donna, l'ha preso nella scarpa, no? Cosa ti interessa il mio nome? Stavo proprio leggendo questo. Ora ho cominciato, ma allora è proprio vero, capito? Cioè tu l'avevi pensato o l'avevi letto il discorso? Cos'è il discorso? Io leggevo sull'esorcismo che a un certo punto tu chiedi al demonio come si chiama, il suo nome. Ma l'avevi letto ad alta voce? No, lei non aveva, l'avevo non letto aveva ad alta voce. Che gli stava chiedendo. Bravo, esattamente. Che gli stava chiedendo come si chiamava sto demonio. Esattamente. E quella lì viene fuori, è lei che me l'ha fatto capire cosa voleva dire. La ciapanna a scarpa, cosa ti interessa con quella voce cavernosa, ma... maschile, diciamo, altro che maschile, insomma una voce che viene dalla... anormale per una donna. Proprio. Ecco, poi la stessa cosa, posso prendere la Bibbia, è successo, perché durante l'esorcismo a un certo punto si dovrebbe leggere la finale del Vangelo di Marco, no? Sta attento che lo prendo subito. E questo, in latino, Chiediamoci, perché qui stiamo dicendo una cosa, è qua, no? La finale del Vangelo di Marco. Dice, questi saranno, tu lo leggi in latino, no? E quella persona lì è sotto esorcismo. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, 2 punti. Nel mio nome scacceranno i demoni, in latino. E voi avete paura, dice. Ma proprio al momento preciso, non è capito... Al secondo, al decimo di secondo, parleranno lingue nuove e voi non lo fate, tutto così, no? Prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recarà loro e voi avete paura, tutto così, capito? Ma proprio al momento preciso, o non lo fate, cioè sempre quel sarcasmo, come dire, voi su queste cose non siete falliti. Una domanda umana, in latino però, quello non solo capiva il latino, ma ti rispondeva a tono al momento giusto, capito? No, si capiva che non era una cosa combinata, sicuramente, perché più di così. Sentitino, ma tu non hai avuto paura? Cioè, sì, insomma, al momento... io penso che in questi momenti qui, che sono dei momenti che sono particolarissimi, certo. No? Perché cioè, per un essere umano sono particolarissimi, no? Certo. Io penso che uno può avere anche della paura. Sì, sì, paura penso proprio di no, perché al momento lì sei coinvolto. Magari dopo ti viene in mente, allora ci vuole il Valium, o ci vuole i genitori che ascoltano, eccetera. Però proprio tensione sì, ma paura mai. No. Perché, ecco, questo è importantissimo. Perché, attenzione, l'esorcista, quando è, diciamo, nel suo compito, sente di avere una forza straordinaria.
Allora qui torniamo al discorso di questi che aspettano in sacrestia, no? Come fai a farli entrare? È impossibile, perché loro non vogliono entrare, no? In chiesa per farsi esorcizzare. Allora tu dici, nel nome di Dio ti ordino di portarti. Loro obbediscono subito, sia pure a loro modo, per esempio fanno come i maiali, così, però entrano, obbediscono all'ordine del sacerdote. In nome di Dio. In nome di Dio, cioè non sono io, perché io sono uno qualunque, no? Però siccome sono sacerdote, ho ricevuto questa facoltà, è Dio che in questo momento comanda, loro non possono fare niente. Lei mi sta rispondendo alla seconda parte della prima domanda che le ho fatto. Ah sì? Sì, io le ho chiesto che cosa le ha fatto pensare di possedere quei requisiti. Bravo, esatto. È proprio una cosa che uno si sente e che è investito da Dio, non c'è. Perché noi siamo pur diavolo, no? Allora, posso passare al secondo requisito? Posso leggerle una cosa che... Sì. Dice, risulta ed è risaputo che convinzione di essere posseduti da entità demoniache è tipica di sindromi psichiatriche, della schizofrenia, della nevrosi e di deliri depressivi. Scienziati e medici hanno sempre accertato che si tratta di malattie psichiche. Ciò nonostante, è altrettanto vero che noti scienziati hanno interpellato degli esorcisti, bravo, come dichiarato dal noto esorcista Gabriele Amort, Amort, sì. Esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sì, cioè del Papa, che spesso si è recato presso l'ospedale Gemelli di Roma. Benissimo. Cioè, nonostante la scienza diffidi, sì, e nonostante la stessa Chiesa, certo, prende le cose con le pinze, visto i presupposti che le ha letto, ciononostante alcuni scienziati si sono rivolti a un esorcista. Allora, adesso io presento un caso che è anche un po' comico, se permettete. Così, dopo però andiamo avanti. Prego. Allora c'era una donna, adesso non mi ricordo più come si chiamasse, mi pare che si chiamasse Wanda, però non mi ricordo, sa, roba del 71, che non solo voleva essere esorcizzata, ma voleva che ci fossero tanti sacerdoti a esorcizzarla, no? Una cosa solenne, possibilmente anche il vescovo. Allora si capiva che erano quei cose che funzionavano. Difatti ci sono quel giorno, che c'ero anch'io, no? Radunati molti sacerdoti per esorcizzarla, tra cui c'era un grande esorcista, adesso non so se posso fare il nome, comunque lo conoscono tutti, che abita a, come si chiama, alla San Girolamo Emiliani, a Somasca, sopra Lecco, no? Che c'è ancora adesso c'avrà 85 anni, c'avrà un ventina d'anni più di me, padre Carlo Barera, da cui vanno ancora, no? E tra l'altro lui, quelli che sono di queste parti, me li manda tutti a me. Quindi, ma sta a casa tua, che mi sto a casa mia, no? Padre Carlo Barera, e in questo caso, con tutti questi sacerdoti, quell'altro esorcista che aiutavo io si è messo da una parte e si è messo lui questo qui. E questa Wanda, a un certo punto, una cosa, si è messo a parlare chissà che lingue erano. E abbiamo detto il rosario non solo di Ave Maria ma anche di Salve Regina, c'è una cosa lunga. Conclusione, lui questo prete ha le mani grosse così, il gadà, quattro cazzotti bendati, basta, finito tutto. Perché era una pazza quella lì, capito? Gadà quattro giafuni, dice ma cosa ci prendi in giro tutti a noi? Se ci fosse il demonio non si interessa assolutamente, capito? Puoi dargli tutti i cazzotti che vuoi, ma il demonio non ne ha nessun danno. Capito? Ne ha un danno morale quando fai l'esorcismo, quelle cose. Invece quella, basta. Sistemata. No, per dire, capito? Comunque, proseguiamo con le caratteristiche. Ecco, la Chiesa dà delle indicazioni precise. Questo è il parlare in lingue. Poi svelare cose distanti e occulte. Cioè, l'esorcizzato, che è una persona comune, diciamo che è un po' ignorante, certo, però, non è detto, però insomma in genere, uomo o donna,
dicono delle cose che tu hai fatto o che qualcuno presente hai fatto che loro non possono sapere, perché queste persone non le conoscono, no, non le conoscono. E questo è successo parecchie volte, no, là in queste sedute. Quindi questo è un segno chiaro che lì dentro c'è una presenza che è superiore alla presenza dell'uomo, come conosce. Ma comunque contemporaneamente lingue più segreti oppure no, uno possono solo essere anche separati. Perché sono cinque requisiti per individuare una persona veramente posseduta e distinguerla da uno che solo che finge, per malattia o diciamo anche volutamente. Ecco. Allora, poi un altro, questo qui era una cosa veramente straordinaria, mostrare forze al di sopra della sua natura, dell'età e della condizione. Tu pensa, non so, a una ragazzina di 18-20 anni, magra così, che ti prende su una panca della chiesa che pesa quintali, te la butta in aria, per dire, no? Questo è chiarissimo. Oppure di una persona magari anche un po' grassa che riesce a passare in mezzo a queste panche, queste sedie, come fosse una biscia. Oppure addirittura fare la trottola, ma non è dritta così, ma così. Sì, così, la trottola, no? Allora, praticamente si sconvolgono le leggi della natura. Bravo. Se noi poi andiamo ai grandi esercizi del passato, perché noi qui abbiamo avuto un grandissimo esorcista, no? Qui, nella prima metà del Novecento, che sarebbe stato Don Gennaro L'Aurora, parroco di Cassina Amata di Cantù, quello è stato il più grande esorcista in assoluto della zona, no? Che poi sono venuti esorcisti, diciamo, in qualche modo volontari, che però hanno fatto in genere una brutta fine, no? Poi magari vi dico i nomi. Questo Gennaro L'Aurora, che sono casi anche documentati, che addirittura c'era non solo la levitazione, ma addirittura camminare, persone che camminavano sul soffitto a testa giù. Tutte queste cose, no? Che però sono molto, molto documentate anche da parte dei missionari che vanno in missione, succedono questi casi, e questi casi poi però non è che allontanano la gente, avvicinano la gente alla fede, capito? Vedendo queste cose, che sono cose talmente strane. Quindi mostrare forze al di sopra della sua natura, dell'età e della condizione della persona. Mica poco, eh? C'è quanto basta. Appunto. Poi attenzione. Questo, patire dolori gravi e insoliti, e agitazioni e contorsioni del corpo, soprattutto quando viene fatto l'esorcismo, cessando il quale cessano quasi tutte quelle cose, quelle manifestazioni. Mi spiego? Cioè, sotto esorcismo queste persone assumono questi atteggiamenti che poi dopo finiscono. Poi, quinto, l'essere allontanato da una forza occulta, dal culto divino. Cioè vai in chiesa e ti viene voglia di scappare. E dai divini uffici, dai sacramenti e dai sacramentali, le benedizioni così. E soprattutto dal Santissimo Sacramento, Santissimo Sacrificio dell'altare. Sebbene quando lo sesso è in sé, testimonia di desiderare di fare tutte queste cose e di avere interesse per esse. Ecco, dice, di questo genere sono altri maggiori indizi che con moltissime cose concorrono. Mi spiego? Quindi in genere queste persone quando sono normali desiderano avvicinarsi alla comunione, così alle benedizioni, ma quando sono sotto crisi spingono, hanno voglia di scappare, repulsione. Non so se mi sono spiegato. E queste persone hanno dei momenti, sì. cioè non è, diciamo, che possono essere delle persone apparentemente normali, bravo. Che in certi momenti hanno queste soprattutto sotto esorcismo, perché loro lo sanno già, perché l'esorcismo, diciamo, fa venire fuori, costringe a reagire, sì. Però queste persone nel frattempo, come vedremo, se possiamo proseguire, soffrono anche altri disturbi quando sono calmi, che li fanno stare, per quello che loro vengono a cercarti per dargli la benedizione, perché poi provano sollievo, no? Cioè, sono loro che vengono a cercare il sacerdote, non sono solo i parenti che li portano. Entrambi. Parenti, perché vedono come soffre questa persona. Ma quindi c'è questa persona che ha la coscienza di avere qualcosa. Sì, certo.
perché vengono mica una volta, due, tre, quattro, perché ogni volta che vengono sento un maggiore beneficio e anche migliorano, ecco, diciamo, è come una cura. Certo. Ecco. Cioè, quindi l'esorcismo dura anche mesi, anni, chissà. Può darsi, si spera anche meno, però. Cioè, non basta incontrarsi una volta sola, cioè è un punto di domanda, insomma. Allora, dopo però leggiamo questa cosa di Mamma Carmela che è importantissima. È importantissima. Puoi farmi un'altra domanda? No, una curiosità, se le risulta statisticamente che fossero più, che siano più uomini, più donne, più ragazze? Donne. Ci sono anche uomini, eh? Certo. Però la percentuale... Ma ci si dà una spiegazione Scusa, è la percentuale che, di quelli che frequentano la Chiesa. Il 80% in donne, il 20% in uomini, no? Che frequenta la Chiesa in genere, noi guardiamo dall'altare, sono quasi tutte donne. E così in questo caso. Però ci sono anche uomini, anche giovani. Ma la Chiesa si è dato una spiegazione del fatto che siano più donne che non... Ma questo è pure un mistero. La donna è sicuramente più vulnerabile. Perché il demonio quando all'inizio no è andato da Eva, non è andato da Adamo. Quindi capito? E poi è stato attraverso di lei che il peccato è stato passato al marito. Capito? Però sono donne in genere. E guarda che qui, dopo non so, guarda che qui, in queste indicazioni all'esorcista dell'arcivescovo Andrea Ferrari, ci sono anche delle indicazioni che io le ho messe fra parentesi. Perché l'esorcista non sia scandalizzato dalle donne, non so, che si scoprano quelle cose lì. E dice che bisogna che l'esorcista sia sempre assistito da persone, anche laiche, ma anche da, diciamo, colleghi ecclesiastici, per questo motivo. E dice a un certo punto che né prima dell'alba, né in vero dopo il tramonto, ammetta nessuno all'esorcismo, né due insieme, ma ciascuno individualmente e separatamente. Cioè ci sono queste indicazioni, diciamo, di cautela, no? Perché essendo donne, capito, sempre attraverso questa persona che è al di là della filosofia, sono venuto a sapere che a Milano c'era questa Mamma Carmela, che abitava in via Lunigiana 30, cioè all'incrocio con Melchiorre Giove, Lunigiana è vicino alla stazione centrale, no? E io ero un giovane sacerdote, pieno di cose, non portavo la veste talare, no? Avevo la... mio bel clergy, bello grigio chiaro, no? E gli ho telefonato, gli ho detto, senti, io avrei bisogno di una chiacchierata con lei, dopo vi spiego chi è, no? Perché, insomma, ho bisogno che mi illumini su certe cose che io sa. E allora, questo era il 9 agosto 71, lei mi dice, ore 10, c'è anche le ore e tutto, poi è stato anche pubblicato sul librettino. E mi dice, sì, vieni il tal giorno, mattino, così, che facciamo una chiacchierata. Dunque, questa Mamma Carmela, sicuramente non era una visionaria, perché già aveva 11 figli. Sa, uno che ha 11 figli non può essere tanto. Quasi tutti li aveva già sposati. Uno gli era morto, quindi era una persona molto illuminata. Da quando è rimasta vedova, no, questa Mamma Carmela, in casa sua ha costituito un gruppo di preghiera, che prima era un piccolo gruppo, dopo si è allargato, di quei gruppi di preghiera di Padre Pio, no? Che allora Padre Pio era appena morto, perché lui è morto nel 68, no? Padre Pio, e lei ha iniziato proprio questa cosa nel 68. Appena morto Padre Pio ha costituito un gruppo di preghiera. Non avete mai sentito parlare di Mamma Carmela? Sì, l'ho già sentito. Che poi è venuta a Saronno, eccetera. E allora io sono andato da questa Mamma Carmela, col mio bel clergyman, no? Però nella borsa avevo messo dentro la veste da prete. Ho detto, se può mai sapere. Io sono entrato da Mamma Carmela e gli dico, sa, mi hanno detto che lei ha delle illuminazioni particolari, io vorrei schiarimenti su questo argomento degli esorcismi, di queste. Poi lei mi guarda. Ma lei si è presentato come prete? Sì, sì, certo, 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 tutto. No, lei mi dice, ma scusi, forse hai sbagliato strada, perché dovevi andare dai tuoi superiori, dai preti, mica vedi, io sono una mamma di famiglia, cosa ne so. Ma sa, io so che, insomma, lei quando vuole si mette lì in preghiera e dopo scrive delle cose un po' belle, insomma, che possono illuminare le persone presenti. Senti, mi disse, no? Mette anche nella mia mamma o che la mia nonna, mi dice,
senti, io non ti assicuro niente, però se vuoi andiamo lì, c'aveva un altarino con due inginocchiatoi nella sala, no? Che l'ha trasformata in cappella perché andavano queste persone a pregare, ci mettiamo lì a pregare e dopo vediamo, se mi viene qualcosa, se no voi amici come prima. E ci siamo messi lì tutte e due a momento. Scusi, chiuda un attimo, mamma Carmela, che io ho bisogno di fare una cosa, e mi sono tirato fuori dalla borsa la veste talare, no? E mi sono messo là inginocchiato con la veste da prete. Ora lei come intacca il rosario, primo mistero, secondo mistero, terzo mistero, arriva al quarto mistero dopo tre decine e vedo che lei basta, non dice più niente, prende in mano una specie di registro di scuola, no, grosso, che mette dentro la carta copiativa e si mette a scrivere. Beh, ha scritto per tre quarti d'ora. Lei era presente, diciamo, non è che era in trance, intendiamo, ha scritto per tre quarti d'ora, intanto io avevo un male al ginocchio, dico, quando è che la finisco questa qui? Perché ero inginocchiato, no? Avevamo sospeso il rosario. Finalmente, alla fine di questa scrittura di tre quarti d'ora, mi dice, però, sei fortunato. Guarda qua cosa mi è stato ispirato. E si è messo a leggere. Posso leggere? Allora, questa è la Madonna che mi parla. È interessantissimo. Ha esordito così. No, lo dico io che è la Madonna che mi parla. Attenzione. Si mette a leggere. E la lettura è durata un quarto d'ora. Quarto d'ora solo la lettura. Allora, figliolo mio prediletto, che tu sia il benvenuto in questo luogo che io ho scelto per donare udienza e grazie particolare ai miei figli. Ma io ero lì tutto, dico, mo, chissà cosa mi farà. Io ti accolgo e ti benedico, ti dono i miei consigli e ti prometto il mio aiuto. Poi alla fine veniamo a sapere che questa è la Madonna che mi parla. Ti ringrazio per aver voluto indossare il tuo abito talare, per metterti in preghiera. È un modo per qualificarsi davanti a Dio e a me, come per indicare che la tua qualità e missione di sacerdote esige da parte di Dio degli aiuti particolari. Tu ti metti la tua veste, te sei prete, il Signore si sente quasi obbligato, no, a darti una mano nelle tue. Poi dice, quanti di più ne otterrebbero di aiuti tanti sacerdoti se si rendessero conto della preziosità di quell'abito. Io sono rimasto sbalordito, no? Io l'avevo portato così, per scaramanzia. Da quanti pericoli verrebbero preservati portandolo dovunque, come salvaguardia per la loro virtù e come monito per comportarsi bene. Questa è l'introduzione. Qui viene al tema che ci interessa. Ma figliolo mio, tu vieni a chiedermi ciò che desidero darti. Tu vuoi sapere se fai bene a esercitare la tua autorità contro i demoni, per portare sollievo a tante, tante anime che sono nella sofferenza e nella tribolazione. Ebbene, figliolo, non ti ho forse dato il segno che lo desidero? Continua dunque questa missione e svolgila con umiltà, con serenità e con forza, basandoti unicamente sull'aiuto che ti viene dall'alto. Lo vedremo che c'è su anche qui sull'educazione dell'esorcista, no? Come dire, non basarti sulle tue forze, che se no fai un buco nell'acqua. Dice, prima di tutto, la fede sia la tua forza. E ricorda un fatto del Vangelo, importantissimo. Ricorda il giorno in cui un giovane che si buttava ora nel fuoco, ora nell'acqua, perché è posseduto, e che gli apostoli non erano riusciti a liberare, perché avevano mancato di fede. Ricorda quel fatto lì, no? Perché dopo loro dicono a Gesù, come mai non siamo riusciti? Per forza, ci avete troppo poca fede. La fede dunque è il primo requisito. Non aver fede nelle tue possibilità. Poi guarda che lei non sapeva le domande che gli avrei fatto, eh? Non è che io ho preso l'appuntamento per chiedere che parlavo di... Lei non sapeva niente. Quindi è un trattato questo qui, eh? Non so se vi rendete conto, è un trattato. Non posso chiederle una cosa? Sì. Lei mi dice esattamente come si è presentato questa persona. Cioè, mi... ho il sospetto... Per telefono gli ho detto, avrei bisogno di un appuntamento per fare una chiacchierata, ma non gli ho parlato di esorcismi. Ma neanche quando si è presentato alla porta?
No, no, gliel'ho detto subito, difatti lei mi dice, vieni qui da me, vai dai tuoi superiori, io sono una mamma di famiglia. Sì, no, no, ma lei come ha esordito quando si è presentato a me? Beh, ci siamo seduti così sul tavolo, mi pare che fosse rotondo anche quello là, e allora io ho cominciato a chiedere se poteva darmi degli schiarimenti su questo tema, capito? Quindi lei ha chiedeva solo dei chiarimenti su un argomento. E lei scrivendo ha costruito invece tutto... Una cosa completa, un trattato. Beh, non so se mi spiego. Allora, possiamo andare avanti? Allora dice, non aver fede nelle tue possibilità, ma nella potenza di Dio che domina ogni creatura. Questo è il primo passo. Poi dice, da parte tua sappi che non sempre riuscirai a cacciare i demoni, perché non sempre entra nei disegni di Dio. Attenzione. Non sempre entra nel disegno di Dio che queste persone siano liberate. E spiega che motivo. Cioè, pensa da quanti pericoli molti giovani vengono scampati per mezzo di tutti quei malessi e sofferenze a cui il demonio li sottopone. Come dire che queste cose, tutti i fatti spiacevoli della vita, dobbiamo vedere anche il risvolto positivo. Cioè, ci aiutano in qualche modo ad avvicinarci di più a Dio, no? E stare lontano dallo spirito maligno. Pensa quante preghiere fanno essi e altri per loro. Quindi incrementa la preghiera. Pensa quanto è necessario che con la pazienza e la perseveranza aumentino il loro patrimonio spirituale. E poi dice una cosa incredibile, dice, molti si fanno santi per mezzo del demonio, anche a loro insaputa. Uè. Qui è qualcun altro che parla, io no. Però confermo, perché è vero, tutte queste cose che ci capitano a volte, insomma, ci aiutano a diventare più saggi. Pensa quanto il sapere e vedere che il demonio esiste e lavora può essere d'aiuto a tutti, perché con la preghiera e i sacramenti se ne guardino. Tu dunque farai da parte tua un atto di fede ogni volta che dovrai compiere questo ufficio di esorcizzare. Poi attenzione, devi anche premunirti dagli artigli del demonio con la preghiera e la penitenza. Questo è indicato da Gesù nel Vangelo. Qui è delicato, non ti sto a dire quali preghiere e quali penitenze. Te sei già ti. Poi però lo dice, sembra una madre, no? Che la celebrazione della Santa Messa, come se fosse la tua prima e ultima messa, è la preghiera più efficace. Poi dice, la penitenza che più costa ai nostri giorni è la castità perfetta, quella che osservata nei più minuti particolari e vissuta per amore di Dio e della Chiesa, trasforma i sacerdoti in veri angeli del tabernacolo e del cielo. Devi forse aggiungere qualche altra mortificazione che ti rinvigorisca l'anima, dandole una forza maggiore sul corpo. Sappi scegliere ciò che più ti costa. Sul mangiare, quelle robe lì. Beh, forse questo è dolcetti, niente. Uno, è uno dei motivi per i quali in questo momento hai rallentato la tua attività. Non so. È tutto un mistero anche quello. La nostra vita è un mistero, me ne accorgo sempre più. Non è che possiamo spiegare la minima parte, il resto certo. È tutto. Ricorda però. Ah, eccolo qua! Ricorda però che ti è necessaria anche una forza fisica per combattere. Per combattere, per cui la salute la devi custodire. Bello, certo. È una mamma, una madre, no? Che sa conciliare tante cose diverse. È quasi finito. Qualcuno che verrà. Momento, sii sempre umile e fidati di me. E allora qui si presenta. Io sono la regina degli angeli e il demonio lo tengo sotto i piedi. I demoni mi odiano e procurano di allontanare da me le anime che io aiuto in quelle aspre battaglie. Tu affidati a me prima di cominciare la tua preghiera e abbi fiducia. Adesso siamo verso la conclusione. Però è interessante, è vero? Dice, a ciascuno che verrà da te per ricevere benedizioni e esorcismi indicherà innanzitutto la strada della liberazione, quella dei sacramenti e della preghiera. Come dire, non basta che vengano qui così, ma devono impegnarsi loro in un cammino spirituale. Se conserveranno la grazia di Dio, questa categoria di tribolati avranno una pace interiore e tanta forza di sopportazione. Poi dice una cosa che chi acconsente al peccato e poi cerca le benedizioni fa come colui che apre la porta di casa ai ladri e poi si lamenta che essi rubano. Conclude così. Incredibile.
Dice, a un certo punto lei non sapeva niente. Come fa? No. Ma anche un figliolo, ti ho detto molte cose che saranno utili a te e ad altri. Ti benedico ancora e ti dono amore e forza. Adesso parlate voi perché. Quindi la Madonna le ha parlato attraverso una medium. No, non è una medium, era una donna, una carismatica. Intesa come mediazione. Mediazione, sì, ma non una medium. Cioè questa persona, questa mamma Carmela, che dopo io naturalmente sono entrato in amicizia, no? Vabbè, non diciamo che cose particolari, beh. Una mamma Carmela, dopo l'ho invitata a venire qui a Saronno una volta al mese con un gruppo di preghiera, veniva tanta gente che ci radunavamo o nella chiesa Sacra Famiglia, una volta anche giù nel cinema, o in altre chiese di Saronno. Ecco, e faceva sempre molto bene. E lei aveva questa particolarità, no? Che arrivava lì, ma era una dunetta qualunque, né? Una dunetta qualunque, capito? Proprio lui non aveva nessuna apparenza, proprio. E si metteva dietro a fare come una predica ai presenti, no? Sempre ribadendo che lei era solo un aiuto per me, che sono prete, che toccava a me fare la predica. Ma la faceva così improvvisata che uno diceva, ma come la fa questa qui? E abbiamo tutte le registrazioni. Abbiamo 20 cassette, di qua, lato A e lato B, quindi sono 40 conversazioni. Poi diceva il rosario, e alla fine il rosario scriveva queste cose così. In genere però cose sulle verità di fede, quelle cose lì. Per me è stata una persona molto importante per i primi anni della mia vita sacerdotale. Poi lei è morta nel 78, quindi io ero sempre un giovane sacerdote. Quindi lei per quanti anni poi ha proseguito a esercitare? Ecco, questo è importante. Allora, perché ha iniziato a 28 anni come assistente. Adesso ne ho 65, però qualcosa faccio ancora. Dunque, un conto sono gli esorcismi. E poi tra gli esorcismi bisogna distinguere molto bene. Perché... Posso fare una domanda? Vediamo se ho capito dove vuole arrivare. Sì, sì. Perché volevo sdrammatizzare un attimo, perché certe cose che ha detto, effettivamente io all'inizio ho detto sono, come devo dire, un po', sì, sì, un po' forti. Drammatico. No? Beh, allora, quando nell'uso comune del nostro dialetto a una persona si dice va a fa sbenedì. Perfetto. Perché questa persona lamenta, certo, ho perso il posto di lavoro, esatto, ma non licenziato. Mi fa contento. Male una gamba, esatto, bravo, bravo. Mi è morto il marì, agunò de la ne. Sì. Sta a indicare, bravo, nel credo popolare che, c'è che ci sono delle manifestazioni negative, certo, certo. E sono considerate opere del demonio, va a fa sbenedì, no? È giusto. Oppure, anche scherzosamente, se io adesso a proposito della cura anche del corpo le presento dei dolcetti da assaporare e lei mi dice va di retro Satana, debbono interpretarsi, e arrivo quindi all'interpretazione di quello che voleva dire forse lei, sono da intendersi esorcismi anche queste benedizioni? Sì, sì. Perché io mi ricordo quando facevo il cherichetto all'incirca nel periodo delle scuole medie, vedevo che dopo la messa si presentavano davanti al sacerdote alcune persone, magari donne incinta, che volevano farsi benedire. Benissimo, forse bravo. Più recentemente, quando sono venuto da lei per concordare questo incontro, c'era la signora che voleva far benedire da lei un ragazzino. Va bene, sì, sì. Rientrano nell'ordine degli esorcismi oppure no? Certo, dunque allora, prima di tutto da dire è una cosa brutta, che i preti non ci credono, in genere, i preti non ci credono più a queste cose. E spesso le persone che vanno a farsi benedire dicono, ah, wow, che te sei matto, te spiego. Anche la benedizione degli animali di Sant'Antonio è da inserire. Però lasciamo stare, adesso parliamo delle persone, no? Perché purtroppo, come ho detto prima, sembra che in questo periodo la Chiesa sia molto positivista, nel senso che crede solo a quello che si tocca e si vede, per cui ti mandano dal medico, dallo psicologo, che sicuramente sono personaggi importanti, no? Nella società, però su certi casi certamente è molto più importante il sacerdote, anche se quelli là poi collaborano, eccetera.
Allora, dobbiamo distinguere. C'è una forma, c'è la cosiddetta possessione diabolica, che in genere si combatte con l'esorcismo solenne. Solenne, che è quello stabilito qui nel rituale ambrosiano o romano, con tutte queste indicazioni che abbiamo sentito. Poi c'è un'altra cosa interessantissima, che questa non la sa nessuno. C'è l'esorcismo semplice, non solenne, che può fare qualunque sacerdote, ma che in qualche modo può fare anche il papà di famiglia in casa sua, no? Che è stato, adesso io l'ho portato, che è stato composto da Papa Leone XIII, che è, diciamo, l'ultimo papa dell'Ottocento e il primo papa del Novecento, no? Leone XIII, che poi era quel magrino, no? Quel magrino che era un genovese, e che sembra che Leone XIII, che poi è stato un papa molto longevo, no? Perché il più longevo è stato Pio IX nell'Ottocento, che ha fatto 32 anni di pontificato. Poi Giovanni Paolo II era addirittura 27 anni, e questo qui però gli è andato vicino, ha fatto 25 anni di pontificato, Leone XIII, no? Sembra che al 31 dicembre, la notte fra il 31 dicembre del 1899 e il 1 gennaio del 1900, quando iniziava il XX secolo, diciamo, oppure del 1901, non mi ricordo, ha avuto la visione del diavolo e ha capito, questo Leone XIII, che il secolo XX era un secolo particolarmente favorevole al diavolo, che avrebbe provato la Chiesa in tutti i modi, come noi possiamo vedere nel libro di Giobbe. All'inizio del libro di Giobbe il diavolo si presenta a Dio e dice: per forza che quello lì ti teme, quel Giobbe lì, per forza, gli ha niente, lascia un po' che mi avvicini a colpirlo, no? E poi vedrai se ti benedici ancora. E allora Dio gli permette. Ecco, il diavolo, a quanto pare, da quello che poi ha fatto questo Leone XIII, è la stessa scena è apparsa al Papa, a questo Papa, grandissimo Papa, che tra l'altro è il Papa che ha diciamo, inventato la questione sociale, no? Come dire, che allora sa, scioperi, eccetera, che gli operai erano trattati in un modo disumano, poi lui ha scritto la prima enciclica sulla questione sociale, quindi un Papa importantissimo. Abbiamo la prova di questo, di questa visione, che non si sa come sia stata, però lui la capì che il secolo XX era quello del diavolo. Anzitutto ha fatto aggiungere alla fine della messa le famose tre Ave Marie con la preghiera a San Michele Arcangelo, che c'erano quando noi facevamo i chierichetti in latino, no? Sante Michele Arcangelo, difende i nostri in preghiera, eccetera, difendici nella lotta. E poi ha composto questo piccolo esorcismo che possono usare tutti, che quindi usavo anch'io regolarmente quando facevo questi esorcismi nella chiesetta, che non era l'esorcismo solenne. E poi queste persone, io non potevo stabilire se erano possedute o solo ossessionate dal demonio, eccetera, capito? Però questo possono farlo tutti, non è una cosa che bisogna avere una facoltà particolare. E questa cosa sicuramente i preti non la sanno, non la sanno questa cosa, neanche di Leone XIII che ha avuto la visione del diavolo. O se la sanno non ci credo. Bisogna dirlo schiettamente. Però, oltre a questo, ci sono anche le benedizioni degli ammalati. Per cui io a un certo punto, le persone che mi portavano anche dopo, fino a oggi, io cosa faccio? Faccio un sistema più sbrigativo e forse anche più efficace. Cioè, anzitutto, la grande nemica è questa qua, no? La Madonna. Allora faccio la consacrazione alla Madonna, della persona o delle persone che sono venute lì, che sono disturbate, che hanno i bambini e tutto, e poi faccio la benedizione o dell'ammalato o del bambino, perché ci sono, le ho imparate a memoria tutte, le ho imparate a memoria, la benedizione dell'acqua, perché l'acqua benedetta è fondamentale in questa lotta, no? Ho imparato a memoria come la formula per benedire l'acqua, poi la formula per benedire anche altri oggetti, tra cui il sale e l'olio, che sono ritenuti due elementi molto importanti per la elementi materiali, che però in quel caso la Chiesa li ha, capito, alla lotta. E poi la benedizione dei bambini, che io so tutto a memoria, e degli ammalati. Ecco, io poi so a memoria anche la benedizione della casa, quella proprio lunga, che giri tutti gli ambienti con l'acqua santa, eccetera. E questi me li sono studiati perché in quel modo lì ho ottenuto dei bellissimi risultati, soprattutto sui bambini, che poi sono le persone più facili da liberare, no? Perché sono innocenti, eccetera, eccetera. Quindi facilmente ottieni successi
dei migliori successi anche più rapidi. Senta, a proposito di risultati, lei è in grado di dire che livello di successo ha sempre ottenuto? Beh, successo sempre, sollievo sempre. Liberazione completa, come dice qui il messaggio, insomma, non sempre, però qualche volta. Perché, come ripeto, quando noi siamo disturbati siamo più saggi, allora il Signore lo fa lui, no? Ecco, spesso magari queste persone per un po' di tempo stanno bene, poi ritornano, eccetera, eccetera. Scusa, posso fare una domanda? Certo. Allora, puntino. Oggi ci sono ancora delle realtà così, ci sono ancora dei posseduti, no? Che cosa fanno? Certo. Che consigli dà a chi ritiene di essere posseduto o ai familiari di chi ritiene... Beh sì, dunque c'è un'altra cosa molto importante, che la Chiesa a quanto pare ha preso coscienza negli ultimi anni di questi fenomeni, per cui queste persone erano sbandate, andavano un po' più in polado dove trovavano. Poi la Chiesa ha preso coscienza e ha incaricato ogni diocesi, cioè i suoi esorcisti, cioè i sacerdoti... diciamo autorizzati a questo ministero nelle varie punti della diocesi, anche a Saronno. A Saronno c'è Don Pierluigi Zaffaroni, che era il parroco del santuario prima di Don Sebastiano, no? Ecco. Lui è l'esorcista ufficiale del decanato di Saronno. Quelli che... Però c'è un altro, un amico, Questo qui, insomma, io lo conosco sì e no, ma c'ho un grande amico che è l'esorcista della zona di... Noi siamo inseriti nella zona di Ropi a Saronno, no? Che è la zona quarta della diocesi, che comprende Ro, Saronno, Bollate, Magenta, Busto, Legnano e Castano e paesi d'intorno. Quindi è una zona enorme, sono 450 sacerdoti, mi sembra, non so quante parrocchie, e l'esorcista ufficiale di tutta la zona è un mio grandissimo amico, padre ultra ottantenne, padre Angelo Montani dei Padri di Rocco. Per cui se uno ha dei bisogni particolari va o dall'esorcista, diciamo, ufficiale di Saronno e dintorni, che è Don Pierluigi Zaffaroni, che è qui al santuario di Saronno Madonna dei Miracoli, oppure va a Ro nei Padri Missionari dove c'è il santuario di Ro della Dolorata, da padre Angelo Montani. O se vuoi da Don Tino. No, ma Don Tino lasciamolo stare. Beh, Don Tino portate i bambini, io sono un bambino, però se uno proprio vuole andare proprio in su ancora, c'è, diciamo, l'esorcista ufficiale del Duomo di Milano, che era pure un saronese, adesso mi pare che sia allontanato, comunque adesso, che è Monsignor Attilio Cavalli, che è proveniente un saronese del santuario. Che lui è il capo di tutti i confessori e gli esorcisti della diocesi, che è proprio quello che è direttamente in contatto col cardinale Tettamanzi. Ecco. Quindi sono diversi gradini, capito? C'è quello diocesano, quello zonale e quello decanale. Basta. Io sono solo così uno che mi presto occasionalmente a qualche beneficio. Quindi vuol dire che la Chiesa non fa tanta pubblicità sul discorso del... Bravo. Però in ogni caso ci pensa ed è preparata anche a dare i supporti che sono necessari. Esatto, però dobbiamo sempre tenere presente che c'è stato un periodo storico dove la Chiesa praticamente si disinteressava di questi casi, li prendeva tutti per pazzi, e questo non era giusto, perché erano persone che può darsi che avevano proprio bisogno del prete, non solo dello psicologo, dello psichiatra o del medico, capito? Io non conto, perché io non sono di quelli autorizzati dalla diocesi di Milano. Ma lei ha un'autorizzazione che non è decaduta. Lo so, va bene, però io sono, diciamo, un extracomunitario, in qualche modo. Cioè un solo un, così uno che... Non è un abusivo. Nella... Abusivo no, di sicuro, perché io ho regolarmente mi rinnovano le facoltà. Il mio vescovo di Alba, a parte questa, ma tutte le altre di predicare, di confessare e di celebrare la messa, e poi questi di Milano me le confermano. Sì, va pure. Adesso io, per esempio, mi scadono al mese di settembre-ottobre, mi pare, di quest'anno. Ogni 4 anni le rinnovo, comunque. Ecco, però, cosa stavamo dicendo? No, il consiglio da dare a chi ritiene di avere problemi di possessione. Benissimo, si devono avvicinare a un esorcista autorizzato.
da me vengono solo per ricevere delle benedizioni, vabbè. Quindi e ne vengono parecchi. Niente maghi, astrologi, fattucchieri. Bravo, bravo, bravo. Perché lì c'avete una concorrenza che... Esatto, bravissimo. E lì sicuramente, sicuramente la malattia peggiora. Poi con voi è gratis, con loro se bisogna pagare. Benissimo. Oh, questo bravo, andava detto. Perché tutto questo mondo tenebroso può darsi anche che cominci di lì, non solo aumenta, ma comincia da lì, perché... Capito? Ci sono questi malefici, qui è tutto un mondo da scoprire, che io non mi voglio neanche avvicinare minimamente, di queste messe nere, di questi che vanno dai maghi per far maledire la tal persona a suon di milioni. È tutto un mondo da scoprire che però non voglio... Posso fare una domanda? Ma le maledizioni possono attaccare veramente? Beh, certo. Dunque, allora, prima di tutto... Per attaccare le maledizioni, dunque noi dobbiamo premonirci al demonio costruendoci attorno una barriera protettiva che sarebbe la preghiera, i sacramenti, quelle cose, è quello che consigliamo a queste persone, no? Va bene, quello là ti ha maledetto, non aver paura, tu cominci a avvicinarti al Signore, preghi, ti confessi, fai la comunione e sei protetto, no? Ecco, però attenzione, questo è molto importante, anzi è una delle cose più importanti che dovevamo dire ed è venuto fuori, che il diavolo... è la scimmia di Dio, cioè vuole scimmiottare Dio, anche lui ha i suoi sacerdoti e i suoi sacramenti, capito? I suoi sacerdoti sono tutti questi individui, uomini o donne, che fanno tutte queste cose brutte, ma hanno anche i rituali, e fanno delle cose, io non so perché non mi sono mai avvicinato, perché è un mondo proprio che è talmente, e fanno i loro sacramenti con le loro porcherie, non so, che tra cui anche, adesso non so l'orario, No. Adesso ti leggo qui perché preferisco lasciar parlare chi ne sa molto più di me. Qui c'è di mezzo San Carlo e il Cardinal Ferrari che sicuramente erano molto più... Allora dice che... Vediamo un po' da dove cominciare. Beh, dico, l'esorcista non si dilunghi in chiacchiere mentre esorcizza o in superflue o curiose domande, ma comandi allo spirito immondo di tacere e di rispondere soltanto alle domande che gli fa lui. Né gli si creda se il demone simuli di essere l'anima di qualche santo o di qualche defunto o un angelo buono. È importante, sono cose. Queste derivano da un'esperienza della Chiesa di secoli e secoli. Spiego? Questa non è una cosa inventata. A proposito di simulazione di essere, nei casi della sua esperienza, come si sono presentati questi demoni? Come si presentavano? Chi erano? Beh, andiamo avanti a leggere. Personaggi che... No. Con i quali si presentavano. Andiamo avanti a leggere. Tuttavia sono necessarie le domande intorno al numero o al nome degli spiriti che ossessionano, intorno al periodo nel quale sono entrati, intorno al motivo e altre cose di tal genere. Invece, dice l'esorcista, questo è importante da chiedere, no? Invece l'esorcista freni e disprezzi le altre sciocchezze, le risa e gli scherzi del demonio e ammonisca coloro che stanno attorno, che sono lì presenti, di non curarsi di essi, né essi stessi interroghino lo stesso, ma piuttosto preghino umilmente e con tutte le forze Dio per esso. Poi risponde. In vero non si serva di altri esorcismi, preghiere o riti che può inventare lui l'esorcista allo scopo di un suo ufficio, se non per le motivazioni prescritte di questo libro rituale o di un altro comprovato dal giudizio dell'arcivescovo, al quale niente deve essere aggiunto da lui, tolto o mutato. Faccia gli esorcismi e legga con molta umiltà e fede, e nello stesso tempo con determinazione e autorità, memore del potere che ha ricevuto da Dio di espellere i demoni. E quando avrà visto lo spirito maligno torcersi molto, allora soprattutto incalzi e prema. Questo è proprio l'esorcismo solenne, intendiamoci. E quante volte avrà visto lo stesso essere scosso in qualche parte del corpo o essere afflitto o in qualche punto apparire un rigonfiamento, qui faccia il segno della croce e asperga l'acqua benedetta che abbia a disposizione mentre sta esorcizzando. Ecco, qui dà delle indicazioni anche pratiche, no?
Dice, osservi anche dinanzi a quali parole i demoni si turbino soprattutto e tremino, quali sono le parole che più gli fanno paura, e quelle inserisca e ripeta più spesso, e quando sarà pervenuto alla minaccia, quella di nuovo e più spesso protragga, sempre aumentando la pena, e se vede che fa progressi, persevere in quella per 2, 3, 4 ore, dice qui, e più, quanto più potrà finché consegua la vittoria. Ah, attenzione, è una finale straordinaria. Comandi al demonio di dire se sia tenuto in quel corpo per qualche opera magica o malefica. Comandi strumenti che se lo stesso abbia assunto con la bocca, vomiti. O se saranno stati altrove fuori dal corpo, li riveli e trovatili vengono bruciati. Don Tino, penso che tutti i nostri spettatori abbiano una curiosità. Che cosa è avvenuto in una seduta? Cosa avviene in una seduta? Beh, ogni seduta ha una sua storia. Non sono tutte uguali, perché sennò non è uno stadio. Il diavolo è molto versatile, no? Ecco, però, diciamo che il mio compito in questi lunedì pomeriggio passati per un anno a Milano in questa chiesa, come aiuto esorcista, il mio compito era quello di tenerli fermi, in modo che l'esorcista fosse libero di agire, perché sennò magari lo aggredivano, capito? Però lo tenevo fermo perché hanno una forza, sempre dicendo in nome di Dio, allora in una seduta cosa... Facciamo un esempio, si può fare un esempio? Sì, beh, lui inizia l'esorcismo, quello là comincia a urlare, eccetera, eccetera. Se tocca dei certi, per esempio la Madonna, il Papa, queste cose che bestemmia a non finire, no? Allora, potrei dire questo, che a Milano, via Santa Sofia, allora non so adesso perché è un po' che vuoi più, era la circolazione interna di Milano, perché ci passavano migliaia di macchine ogni minuto, no? Un rumore infernale. Ma se tu andavi fuori, in mezzo a questo rumore infernale delle automobili, e c'erano diversi muraglioni, sentivi le urla. Capito? Per dire che erano cose talmente... Ecco, e soprattutto capivi una cosa fondamentale, che il demonio vive dunque di odio e di disperazione. Cioè queste urla erano dovute alla disperazione, no? Disperazione di chi non ha più speranza, mi spiego? Di redimersi. E poi l'odio contro l'umanità, come inizia così la Bibbia, eh? Il demonio si avvicina ai progenitori con l'astuzia perché li vuole tirare dalla sua parte, vuole essere, capito? E lì si manifestava chiaramente. Poi quando tocchi coloro che più hanno, diciamo, influsso negativo nel senso suo sul demonio, allora basta, c'è un'esplosione incredibile, no? Soprattutto, come ripeto, il Papa, che è il capo di tutti questi scavezzacollo che sono i preti, secondo il suo linguaggio, no? Oppure la Madonna, che poi è la massima nemica. Ecco, la Madonna è proprio vista come quell'essere da cui il demonio scappa, capito? Perché con la sua umiltà, diciamo pure anche con la sua femminilità, no? Con la sua tacchi gli schiaccia la testa, capito? Quindi questi fenomeni erano in base a quello che gli diceva l'esorcista. E poi in base a quello che il diavolo ha dentro. Ecco. Però queste povere persone sudavano, ma non erano loro, era proprio qualcuno che c'era dentro, capito? Perché poi, finito l'esorcismo, queste persone si calmavano, eccetera, andavo vicino a parlare e si capiva che un po' avevano ricevuto un po' di beneficio, e ritornavano abbastanza normali. Ecco. In alcuni casi, non so, c'era una ragazza, che poi io ho un odorato incredibile, oltre all'udito anche l'odorato. C'era una ragazza che, finito l'esorcismo, sapeva una puzza incredibile nei capelli, gli veniva fuori una puzza incredibile, come una specie, come un leone, come una bestia feroce, no? Mi andavi là, mamma che roba! Quanto tempo dura un... Non ha limite l'esorcismo, può durare ore e ore. Ecco, un'altra domanda, noi tutti penso che qualche decennio fa era uscito il film L'Esorcista. Sì. Ecco, penso che abbia un po' messo un po' tutti quanti in una situazione di agitazione questo film. Certo. Una realtà... È una realtà che
In questo film è una realtà che ha qualche similitudine su quello che, avviene, certo, che avviene. Ecco, però io qui andrei al Vangelo, se permetti, certo, perché insomma, certo, che, insomma, qui è la base di tutto. No? Quello che noi facciamo non rispecchia altro che il potere di Cristo sui demoni, perché lui viene apposta per distruggere il regno di Satana. Difatti inizia con le tentazioni, vattene Satana, eccetera. No? Allora, vediamo un po', perché ci sono dei brani molto interessanti. Questo è per esempio dal Vangelo di Marco. Dunque giunsero, siamo al capitolo 5, giunsero all'altra riva del mare nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, Gesù come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Continuamente notte e giorno, ti viene in mente proprio quelli esorcismi, continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti gridava e si percuoteva con pietre, urlando a gran voce disse: chi hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Allora lui chiede: come ti chiami? Mi chiamo Legione, perché siamo in molti. Allora lui, il demonio, quasi prega Gesù di mandarlo nei porci, no? Interessantissimo anche questo. E nel Vangelo ci sono tutte queste cose, no? Capito? Ecco perché chiediamo il nome, perché anche Gesù ha chiesto il nome, quanti siete, eccetera, eccetera, capito? E questo avveniva abbastanza regolarmente negli esorcismi. Quindi rispondono e dicono chi sono. Certo, certo. Rispondono e dicono chi sono. E per quanto riguarda la sua esperienza, come le hanno risposto in questo caso? Nella chiesa di Sant'Antonio queste esperienze non l'ho mai fatte, perché io non facevo l'esorcismo solenne, questo è. Invece là, quando c'era l'esorcismo, e quando io l'ho fatto senza accorgermi, allora quella lì: cosa ti interessa il mio nome? Capito che non sono facile a darti una risposta, no? Magari tu sorvoli, perché quello è un punto che non è fondamentale. L'importante è che se ne vada. Mi spiego? Sì, sì. Non so se vi ho detto delle cose interessanti, spero di sì. Ma diciamo che gli aspetti principali di questo ministero mi pare di averli, e siano stati sviscerati. Avevi ancora qualche domanda? Sufficientemente. E quello che volevo chiederle a conclusione un po' di questo incontro è magari di ribadire che cosa ne ha ricavato da questa esperienza in tutti gli anni che l'ha esercitata. Sì, prima voglio dire ancora una cosa importantissima, no? Che il demonio è una creatura di Dio, quindi noi lo dobbiamo in qualche modo tenere lontano, però lo dobbiamo anche rispettare, perché è una creatura di Dio, no? Ecco, ci sono due passi interessanti che in queste due lettere, della seconda lettera di San Pietro e la lettera... No, scusi, questa non è inerente all'ultima domanda che le ho fatto io. No, è una premessa. Quindi questo è da... No, questo qui è importantissimo però. È una premessa sulla domanda che le ho fatto io, sì, adesso, di cosa ha ricavato lei personalmente. Sì, certo, però è importantissimo. Questo è fondamentale, non devi cancellarlo assolutamente. No. È fondamentale che queste due lettere, la seconda lettera di San Pietro e la lettera di San Giuda, che c'è anche un San Giuda apostolo, no? E sono lettere abbastanza simili fra di loro, che insomma che procedono nello stesso. A un certo punto diciamo che esortano il cristiano a cui si rivolgono, che sono chiamate lettere cattoliche perché sono rivolte a tutti i cattolici, non sono come le lettere di San Paolo che sono ai Corinzi, agli Efesini, ai Filippesi. Queste sono lettere cattoliche, quindi che si rivolgono a tutti, che noi il demonio lo dobbiamo rispettare come creatura di Dio, anche se poi lui volutamente si è perduto e ha abbandonato Dio, eccetera. È un mistero anche quello, possiamo spiegare tutto. Ecco, dice, condanna, per esempio San Pietro, la seconda lettera, 2.10, dice che questi tali non temono di insultare gli esseri gloriosi decadute,
mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di essi nessun giudizio offensivo davanti al Signore. Guardate, è importantissimo. Cioè, noi non dobbiamo permetterci di insomma, in qualche modo disprezzare il demonio, no? Perché è una creatura di Dio. Dobbiamo disprezzare il suo, diciamo, il suo gesto di allontanarsi da Dio, perché poi è il peccato. Però per noi il peccato, fortunatamente, possiamo recuperarlo, nel senso che umiliandoci davanti a Dio otteniamo perdono. Invece l'angelo, siccome non ha, diciamo, una storia come noi, fa una scelta definitiva, irrevocabile, no? Ecco, però se lui ha fatto questa scelta per l'eternità di allontanarsi da Dio, non dobbiamo insultarlo, dobbiamo rispettarlo. E San Giuda dice la stessa cosa, dice che questi tali insultano gli esseri gloriosi. Dice: l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava per il corpo di Mosè, non sappiamo bene questa cosa, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanni il Signore. Ecco, capito? Perché io posso anche dire questa cosa, no? Non so, io andavo a confessarmi qui a Saronno dal padre Bai, adesso è morto da qualche anno, è un personaggio straordinario che era il confessore di tutti i sacerdoti della diocesi, faceva 2 giorni a Milano, 2 giorni a Saronno e 2 giorni al seminario di Venegona, in base alle zone di provenienza dei sacerdoti. C'era sempre la fila di preti, lui era abituato, no? Una volta lui mi ha detto: a te c'è qualcuno che non ti vuole bene, mi ha detto. E sai chi è? Io gli ho detto: il diavolo. No, a te ti verrà bene al diavolo, ti verrà bene a te. Sei tu che non ti vuoi bene, mi dice, come dire, mi spiego, tante volte siamo, mi spiego, però come dire, il diavolo te ver bene. Cioè, noi dobbiamo avere verso il diavolo un certo rispetto, perché lui è una creatura di Dio. Questo mi sembrava molto importante, no? Ecco, in base a questa domanda, prima ho già un pochino risposto, che è stato per me un bene immenso, ecco, conoscere tutti questi fenomeni, queste cose che io non conoscevo. E forse è stata proprio provvidenziale, come hanno detto quella abbadessa, no? Dice: è stato più utile un anno di esorcismi che un anno di esercizi. Quindi sicuramente se... Ah, momento, questo è troppo potente questa cosa. Attenzione, il demonio, a detta anche di grandi santi del passato, come ad esempio il curato d'Ars, che era un grande esorcista, tutte queste cose, Don Bosco, quella gente lì, il demonio fa del male quando riesce a nascondersi, capito? Quando non si va a vedere, allora ti fa passare il male per bene, te lo presenta come un bene e tu gli vai in braccio come uno stupido, no? Invece quando il demonio si manifesta, anche fisicamente, allora ti fa paura e ti te scappa, capito? Più si manifesta e più lui è diciamo, in perdita. È allo scoperto. È allo scoperto, certo. Quindi, è a detta comune, di tutti gli autori, santi, teologi, papi, eccetera, la vera conquista del demonio, anche in questo periodo brutto che abbiamo passato, è quella di nascondersi. Per cui uno dice: oh, no, non esiste, per cui possiamo fare quello che vogliamo, eccetera, eccetera. Invece quando si manifesta, allora vuol dire che è Dio che glielo comanda, e diventa un monito per tutti. Non so se ho risposto. Bene, amici della Web TV Piero da Saronno, questo servizio finisce qui. Ci ripromettiamo di riproporvi un incontro con Don Tino per parlarvi di altre sue interessanti, ma meno, ripeto, inquietanti esperienze. Certo. Come ad esempio la sua collaborazione con Radio Maria, sì, e la sua attività di cantautore e compositore di canzoni e musica sacra. Va bene. Alla prossima.